porto il saluto a tutti gli illustri ospiti, anche da parte del generale Figliuolo che avrebbe dovuto essere presente, ma che oggi è impegnato per attività direttamente relative alla sua responsabilità di comando. E dico subito che parlare dopo il generale Serino adesso è ancora più difficile, perché io dovrei essere fedele e dovrò essere in parte fedele agli appunti del generale Figliuolo e al messaggio che ha da dare, però diventa complicato dopo una visione così ampia da parte del generale Serino, che ringrazio. E comunque, partendo direttamente dalla tematica, chiaramente siamo davanti a un anno e 9 mesi dall'inizio dell'ostilità, a un conflitto che ha riproposto l'idea di conflitto globale tra peer-to-peer, come sembrano oggi, near-to-peer, quando è iniziato, perché ha visto, come abbiamo visto, non soltanto unità combattenti velivoli, unità navali, unità combattenti normali e speciali, anche mercenari reclutati anche durante l'attività, nonché un uso di capacità cyber, spaziale, droni e intelligenza artificiale in maniera molto più visibile di quello che abbiamo visto in precedenza. Sicuramente l'aggressione russa è stata preceduta da attacchi missilistici nella stessa giornata del 24 e di artiglieria di profondità diretta a obiettivi civili. Questo è qualcosa che abbiamo già visto da parte russa sia in Siria che all'interno del suo stato e in Cecenia, ma che evidentemente ha svelato una idea della campagna da parte russa, come sicuramente avete già affrontato un anno fa durante il convegno precedente, è nota a tutti, molto differente da quella che è stata nella realtà legata alle capacità e volontà di resistenza del popolo ucraino, della leadership ucraina e di tutto il mondo occidentale a cui ha fatto appello l'Ucraina. Quindi sostanzialmente è presumibile che gli attacchi in profondità contro la popolazione civile, contro obiettivi civili, avesse una volontà di minare la resistenza da parte della popolazione, che invece non ha trovato seguito effettivamente, e pertanto l'operazione speciale poi è andata in termini molto diverse da quello che si aspettavano. Le forze ucraine si sono rivelate determinate, di massima sostenuto dalla popolazione civile, anche nelle aree russofone, anche se, come sappiamo, evidentemente con delle importanti differenze a seconda di dove siamo, e hanno posto una resistenza che non è stata per niente mirata appunto dalle operazioni in profondità. Di contro, non è stata diciamo così, la campagna così diversificata e disorganizzata ha svelato una importante carenza di pianificazione strategica da parte russa per una normale operazione contro forze combattenti come si sono trovate ad affrontare. Molto presto gli attaccanti, pur avendo conquistato parte rilevante del territorio ucraino, hanno avuto difficoltà nel sostentamento logistico, nella motivazione del personale interessato, nell'alimentazione di cibo e munizioni, cioè cose basiche di una normale campagna logistica. Diciamo, sia i combattenti che la popolazione ucraina invece dimostrato non soltanto, diciamo, da un punto di vista concettuale, la resilienza, ma anche una capacità di adattamento molto significativa, sia al fronte, anche utilizzando in maniera innovativa quanto veniva reso disponibile, sia nelle retrovie, facendo una guerra d'attrito non indifferente, e che in parte era stata anche già organizzata sia dai servizi segreti ucraini che dalle loro forze speciali. Quindi non era del tutto inaspettata, perché chiaramente dopo l'invasione della Crimea nel 2014, un'attesa di una successiva azione militare da parte russa era stata annunciata e più volte a partire dall'estate del 21, per quanto si ricorda. La campagna d'inverno e i primi mesi del 23 hanno sostanzialmente visto lo stallo dell'operazione, come abbiamo visto, quindi il consolidamento delle operazioni da una parte, dalla parte ucraina, col tentativo di organizzare meglio e di predisporre l'addestramento e la ricezione di armamento importante da parte occidentale e la capacità di utilizzarlo, mentre da parte russa, come abbiamo sentito, ci è andati verso la fortificazione delle linee difensive. La fortificazione delle linee difensive, sostanzialmente lungo la linea dove si era arrivati, dimostra chiaramente che il Cremlino, e anche poi dichiarato evidentemente, ha verificato come l'operazione speciale, come era stata concepita, non poteva raggiungere gli obiettivi che si era prefissati, e invece pensa a una guerra di logoramento, perché nel lungo termine è più probabile che possa avere prevalenza qualora venga meno, sia dal punto di vista dimensionale, la capacità logistica e di combattimento da parte degli ucraini, sia il sostegno da parte della comunità internazionale occidentale, che è
indispensabile per continuare negli anni. Quindi, se queste due situazioni dal punto di vista diciamo così, macroscopico hanno visto tutta la campagna, ci sono altri aspetti che credo siano importanti a rilevare e che sono anche presenti molto diciamo così, dei rilievi fatti da parte della stampa specializzata. In primis che gli ucraini hanno dimostrato una capacità di attivare meccanismi di comando e controllo decentralizzati e non soltanto per un motivo tattico, quindi di potersi spostare rapidamente, faccio riferimento soprattutto alle unità mobili di comando sul terreno per la parte terrestre, ma anche per la parte aerea che sostanzialmente si ricollocavano dopo aver dato inizio alle operazioni per non essere vulnerabili sia dal punto di vista della monitorizzazione elettronica e quindi del targeting russo, eppure hanno mantenuto pur così decentrate una significativa coerenza strategica, quindi la capacità di andare verso gli obiettivi prefissati pur continuamente riallineandosi. Contemporaneamente hanno dimostrato una capacità significativa anche esterna a quelli che erano direttamente le forze armate di avvalersi efficacemente di tecnologie commercial off the shelf. Abbiamo visto tutti quanti utilizzare i droni per raggiungere una superiorità tattica da un punto di vista informativo che permettesse loro di usare appropriatamente armamento che era molto più limitato nelle dimensioni, ma per poterlo utilizzare localmente, questo lungo tutto il fronte e anche in maniera abbastanza creativa e decentrata, armando quegli stessi piccoli mini micro con armamento e che ha portato anche effetti significativi sul piano tattico, soprattutto contro quella parte dei combattenti russi che erano meno preparati, perché come sappiamo buona parte della campagna è iniziata con personale in addestramento, personale scarsamente preparato, addestrato e con motivazioni sicuramente non adeguato a una resistenza così elevata come è stata trovata da parte dei russi. Vedendo chiaramente le campagne, anche sono certo che saranno affrontate maggiormente dagli illustri relatori che seguiranno per la parte diciamo così, del dominio marittimo e del dominio aereo, ma soprattutto per il dominio aereo è stato molto significativo e colgo completamente nella mia veste interforze, quindi spogliandomi della divisa azzurra, le valutazioni fatte dal capo maggiore dell'esercito sulla impossibilità di portare a termine con efficacia una campagna senza una superiorità aerea adeguata. E come abbiamo detto, la maggior parte delle capacità nella terza dimensione all'inizio della campagna da parte russa, e parlo di capacità della terza dimensione di tutti e tre i domini, ma soprattutto da quello navale aereo e quello missilistico strategico, sono state disperse negli obiettivi, non centrati soprattutto alla superiorità aerea, neanche centrati in verità a una superiorità nel abbattere il comando e controllo ucraino, e questo è in buona parte anche disperse proprio su obiettivi civili, quindi mentre non raggiungevano gli obiettivi prefissati nei confronti della popolazione civile, contemporaneamente hanno depredato la possibilità sistematica di raggiungere quegli obiettivi indispensabili per raggiungere una superiorità aerea e hanno depredato gli arsenali disponibili alle forze russe che, come sappiamo, a distanza di un anno e mezzo sono molto più povere e lamentano la necessità di poter incrementare l'armamento guidato di precisione, soprattutto quello di profondità, anche per la limitata capacità o efficacia delle sanzioni lì dove hanno penalizzato l'approvvigionamento di microchip e di materiali di tecnologia di cui ha bisogno anche l'industria bellica russa per la produzione di armamento più sofisticato. Quindi sostanzialmente questi errori hanno caratterizzato il 23, questi errori hanno portato a un riallineamento da parte russa che credibilmente ha portato a distanza di pochi mesi, ma ormai al completamento della campagna d'estate, a uno stallo che, come abbiamo sentito, sembra confermato anche da parte ucraina, cioè quindi si è verificata la difficoltà nello sfondare, pur essendosi raggiunti alcuni dei target che si erano ipotizzati sul terreno, importanti target tattici nella campagna d'estate, la portata strategica di questi avanzamenti purtroppo, soprattutto per noi occidentali, per chi crede nella libertà del diritto alla libertà degli ucraini, non ha avuto l'efficacia. Quindi si va consolidando un blocco tra i due partiti contrapposti, dove indubbiamente la riorganizzazione della catena logistica, quindi non soltanto quella difensiva, quindi le linee difensive da parte russa,
pone come credibile una difficoltà ucraina di fronteggiare una guerra per lunghissimi termini. Quindi, indubbiamente sarà molto difficile vedere la continuità delle operazioni da parte degli ucraini. Indubbiamente ci sono stati anche dei segnali da parte russa per andare verso una pace, c'è un forte tentativo di disinformazione anche nei confronti della popolazione occidentale sui media da parte russi, accusando quasi l'Occidente di fomentare la guerra, di essere quindi il limite per arrivare a una pace, però non le cito espressamente, ma ricordiamo noi tutti le parole del ministro Crosetto a un invito da parte di Putin all'ultimo G20 di raggiungere una posizione di pace. Sì, la posizione di pace è raggiungibile, ma è anche una tregua momentanea, può essere utile, ma solo se porta nella direzione e è vincolata a un ritiro delle truppe russe dal terreno. Questo non sembra essere chiaramente la posizione russa, e questo ci fa pensare che durerà ancora molto a lungo questa contrapposizione. Detto questo, in termini generali, credo che sia importante fare una riflessione anche sulle novità che ci sono viste e già discusse e accennate dal precedente relatore, dal generale Serino, nel campo del cyber, e io aggiungerei anche in quello dello spazio. Nello spazio avevamo avuto delle indicazioni di quello che stava accadendo anche prima dell'inizio delle operazioni, perché ci sono stati degli avvicinamenti da parte di satelliti russi a satelliti occidentali, ci sono stati riposizionamenti nell'area di future operazioni, e non so se tutti i presenti lo ricordano, anche l'abbattimento da parte russa di un satellite russo, non più in uso, ma per affermare la propria capacità di poter, se necessario, intervenire in maniera cinetica anche nello spazio. Quindi, una lezione appresa che abbiamo sicuramente è come alcuni degli indicatori nel panorama spaziale possono dirci quello che sta accadendo, perché le dinamiche che riguardano lo spazio, per come lo conosciamo oggi, richiedono preposizionamenti sia nell'assetto ISR, che nella possibilità di contrastare, che nella possibilità di fornire collegamenti. Un'altra indicazione nel campo del cyber: abbiamo visto e monitorizzato da parte del COR circa 70, 76 per l'esattezza campagne cyber contro aree della difesa occidentale in questo ultimo anno e mezzo, e peraltro nel 23 l'Italia è tornata, soprattutto nei primi mesi, a essere protagonista di attacchi, 36 attacchi principalmente di DDoS a enti della difesa, anche se non hanno avuto l'efficacia evidentemente pianificata da parte degli attaccanti, che, come ricorderete, spesso inizia una campagna di attacco cyber che è parallelamente affiancata da affermazioni di volontà, perché una campagna cyber ha poco effetto se non ha una ricaduta evidentemente anche nei confronti del grande pubblico che osserva. Bisogna dire diciamo così, con soddisfazione, anche se non possiamo certo essere tranquilli neanche su questo, sia da parte della difesa cyber portata dagli analisti e del personale presso il COR, che dalle ditte incaricate insieme alla difesa di reazioni, perché questi attacchi hanno avuto di fatto nessun impatto in particolare sulla difesa italiana, e sistematicamente non sono stati aggiunti gli obiettivi che erano stati preannunciati o promulgati via media, tant'è che negli ultimi mesi, da quest'estate ad oggi, sono anche diminuiti gli attacchi, perché presumibilmente evidentemente la resilienza del sistema difesa si è dimostrato tale che non sia, diciamo così, un target pagante, visto che poi, qualora non efficace, soprattutto le affermazioni di efficacia potranno far perdere il momentum ai numerosi attivisti che, ricordo, appartengono sia direttamente possiamo dire, alla costellazione degli enti direttamente collegati alla Russia, sia una costellazione aggiuntiva che ha radici in larga parte del globo, di attivisti che comunque sia sono, diciamo così, vicini al pensiero russo, evidentemente, oppure semplicemente in opposizione diciamo così, ai valori occidentali o a chi li rappresenta a livello internazionale. Il collegamento tra le campagne cyber e quello che accade, peraltro, avviene quasi sempre in occasione di affermazioni di vicinanza alla causa ucraina da parte
da parte dei governi, quindi anche nei confronti dell'osservazione diretta che abbiamo tramite il COR sugli attacchi in Italia, questi molto spesso si sono collocati in diretta correlazione da un punto di vista semplicemente temporale a quando il nostro governo ha confermato o espresso con efficacia in varie sedi il proprio supporto al popolo ucraino. Quindi questo per la parte cyber e spazio e molto rapidamente sulla parte cyber, che per quello che conosciamo, non essendo direttamente responsabili, va anche rilevato come le campagne cyber, ancora più di quello dello spazio, richiedono una predisposizione che può lasciare segnali di quello che sta accadendo, perché una campagna cyber non può iniziare nel momento delle operazioni, ma ha bisogno di collocare sensori o porte, se vogliamo, all'interno dei sistemi del potenziale avversario o del sistema economico dell'avversario o del sistema dell'organizzazione dell'avversario con largo anticipo, e questi anche sono dei segnali rilevabili. Alle dirette campagne ho già parlato dell'errata concezione della mancanza della superiorità e del raggiungimento della superiorità aerea. Indubbiamente questa ha determinato anche sia sul campo del supporto tattico alle forze russe in attacco, sia nei confronti del dominio marittimo, ricadute importanti, perché non ha dato quelle garanzie sia alle unità navali che all'unità di terra di poter agire. Infatti, in maniera sorprendente, un'aeronautica così leggera e purtroppo a tutt'oggi ben inferiore che peer-to-peer evidentemente a quella russa, è riuscita tuttavia con efficacia a far perdere alle unità russe quel controllo del mare, del blocco marittimo letteralmente del Mar Nero, che ha caratterizzato sicuramente l'intero 2022 e che ha visto nei mesi estivi un arretramento di unità navali, dopo che alcune unità navali combattenti erano state anche colpite direttamente sia dall'aria che da droni di superficie, arretrandole quindi a una distanza dalla quale sono meno efficaci nel colpire gli obiettivi di terra durante la campagna. Quindi diciamo così, la rilevanza dei droni non soltanto relativi agli aspetti tattici, ma anche perché poco efficace altrimenti e molto dispendioso altrimenti l'utilizzo della terza dimensione in un ambiente così contestato, non avendo raggiunto benché meno la parte ucraina ma neanche la parte russa la superiorità aerea. Un aspetto importante, non voglio rubare certamente la scena a chi in maniera più compiuta lo farà da parte della Marina Militare, ma è importante verificare da un punto di vista più ampio, come operazione internazionale, come diciamo così, comando interforze, come nel dominio marittimo non soltanto abbiamo visto quindi un maggiore protagonismo o l'introduzione proprio cinetica di droni, ma anche come abbia avuto una nuova rilevanza l'attività sotto la superficie sui fondali marittimi. Dell'importanza dell'underwater ne eravamo tutti coscienti da tempo, di come invece sia diventato rilevante per tutti e anche al di fuori dell'area d'operazione, pensiamo soltanto ai sabotaggi alla mainstream 1 e 2 sostanzialmente, ci pone delle importanti riflessioni sulla necessità di proteggere l'underwater ben al di fuori di quelle che possono essere le linee di belligeranza, e questo con una responsabilità che non potrà essere che assegnata a tutti i paesi delle alleanze. Io con questo concludo il mio intervento facendo soltanto una piccola ultima riflessione, introduzione a quelli che ho visto con piacere nell'interessante panorama dei relatori degli interventi che seguiranno sia oggi che nel pomeriggio, riguardo la necessità chiaramente anche per un comando operativo di poter contare sull'intero sistema paese per poter immaginare operazioni efficaci a difesa della sicurezza del paese. È evidentissimo, come ha detto già compiutamente il generale Serino, come si è confermato come una guerra non può essere che totale. Da un punto di vista della determinazione degli uomini e delle donne ucraine, abbiamo visto come nuovo valore deve essere dato alla volontà di vincere. Volontà di vincere che per noi occidentali che diciamo così, ci pregiamo di vivere una realtà
molto migliore di quella che è consentita al 95% della popolazione mondiale, deve far fare una riflessione internamente come questi valori, e non soltanto le ricchezze, ma i valori che sono associati, devono poter essere difesi, e purtroppo la difesa di questi valori richiede sacrificio, preparazione e investimenti in tempo di pace, ma anche un credo sicuro che siano i riferimenti in cui crediamo e che hanno caratterizzato peraltro il paese che conosciamo durante la Seconda Guerra Mondiale e la resistenza che è seguita. Prima riflessione. Seconda riflessione è che le cose, soprattutto i grandi cambiamenti e organizzazioni, non vengono gratis e con immediatezza. Cioè un ricollocamento delle capacità strutturali nella ricerca e nella capacità di produzione degli armamenti, qualora necessari, non possono essere fatti con la bacchetta magica. Non ci è riuscito Putin con due leggi che hanno cercato una quasi mobilitazione del loro sistema e un paese dittatoriale. Molto più difficile sarebbe per noi poter riattivare meccanismi che oggi, peraltro, come si è noto in Italia come in altri paesi, non riescono produrre armamento di dove necessario, sia per il supporto all'Ucraino in numeri adeguati, sia per il diciamo così, il riadeguamento dei nostri arsenali, se così si può dire, e in qualche maniera va organizzato modalità che lo consentano. Evidentemente dal comando operativo, quindi non parlo assolutamente a livello politico né industriale, ma è evidente che una capacità in tutti i campi da parte dell'industria nazionale è una garanzia che non sarebbe tale se ci potessimo affidare esclusivamente agli acquisti da fuori, visto che anche quando possiamo permetterci di acquistare, evidentemente il pace e le priorità verranno assegnate da chi produce, non certo soltanto dal mercato che acquista. E concludo qua e sarò disponibile per qualsiasi approfondimento.